Il Gigante della Campania è il nostro Monte Cervati, è la vetta più alta della regione Campania, 1899 metri, nel Parco Nazionale del Cilento Valloriano Alburni. È un evento da vivere perché racconta la straordinaria bellezza del nostro territorio. Si può ammirare, si può conoscere e toccare con mano quella che è il fascino della natura, il fascino dei nostri paesaggi, il fascino di quell'ambiente che tante volte i nostri figli ne sentono parlare, ma poi dobbiamo dargli anche il riscontro concreto. Ecco, poter vivere questa esperienza del Gigante della Campania significa anche riportare, dopo 2 anni di dura pandemia, dopo 2 anni di chiusura, io penso è un modo bello anche per aprirsi e per portare i nostri figli in luoghi naturali e farli anche rafforzarli da un punto di vista scientifico, perché io dico sempre, quando vivono le nostre montagne, quando vivono il nostro paesaggio, la nostra natura, il nostro ambiente, si liberano endorfine che vanno a rafforzare il nostro sistema immunitario, quindi li rendiamo più forti e li prepariamo anche per il prossimo autunno. Ecco, quindi do anche un consiglio da un punto di vista scientifico. E poi è molto bello che la Cantina delle Arti con il direttore artistico Enzo D'Arco ci ha abituato ormai a questi straordinari spettacoli che vengono svolti sulla vetta, proprio sulla vetta più alta del Monte Cervati. Io ho avuto la fortuna e la possibilità di partecipare e di vivere queste emozioni incredibili, quindi dopo una bella passeggiata, dopo conoscere, vedere, toccare con mano la biodiversità, paesaggi straordinari, beh, si arriva poi a godersi uno spettacolo unico al mondo che ogni anno Enzo D'Arco con la sua Cantina delle Arti appunto ci regala in modo straordinario. Quindi una suggestione che non è solo la suggestione dei paesi del nord Europa o del Trentino, di altri territori dove c'è più l'abitudine a vivere il contesto artistico, l'arte dentro il contesto ambientale. Beh, io penso che anche qui da noi, avendo dei paesaggi, dei luoghi meravigliosi come il Monte Cervati e come il Parco Nazionale del Cilento Valle Alburni, possiamo vivere in modo immersivo l'esperienza dell'arte coniugata a quello che è il valore ambientale. Con il messaggio che io voglio lanciare è di vivere questi momenti straordinari che in realtà come la Cantina delle Arti ci regalano. Li dobbiamo vivere, è appunto un'esperienza immersiva nella nostra natura, nel nostro ambiente, però ci dà veramente tanta serenità e ci fa capire anche il senso della vita, il senso della natura e il senso della tutela del contesto ambientale, quanto è importante tutelare il nostro patrimonio più importante, che è quello legato all'ambiente e a tutto ciò che ci circonda.